Salve a tutti. Allora, siccome sto scrivendo un libro, ovviamente sulla pasticceria, oltre ricette anche a spiegazioni interessanti, volevo condividere con voi questo capitolo. Come cambiare una ricetta già fatta. Cioè, tante volte ci troviamo davanti a una ricetta che vorremmo farla più nostra, no? Allora, ho scritto: ci capita spesso di voler modificare una ricetta già fatta o addirittura famosa, ma non sappiamo come fare. Vorrei mettere il burro al posto dell'olio di semi, vorrei mettere il latte oppure yogurt, aggiungere un po' di panna o molto altro, ma non so come fare. Allora, partiamo dalla regola numero 1. La regola dice di non cambiare mai gli ingredienti caratterizzanti del dolce. Facciamo un esempio. Vogliamo fare una diversa ricetta del tiramisù per i nostri clienti o per caratterizzare il nostro locale. Sapendo che gli ingredienti caratterizzanti del tiramisù sono il mascarpone, il caffè e i tuorli. Ho messo tra parentesi rossi di uovo per chi non lo sapesse. Questi non si possono mettere assolutamente, altrimenti sarebbe un altro dolce. Tanti anni fa, ma molti lo fanno ancora adesso, nella crema tiramisù erano presenti anche gli albumi montati, sarebbe la chiara dell'uovo, che servono per alleggerire la crema tiramisù e anche per non buttarli via, perché una volta le uova valevano oro, giustamente. Qui aggiungo via, che è meglio. Ora, la crema del tiramisù va alleggerita con la panna invece degli albumi, che dà più sapore e dà più consistenza al dolce. Nella gran parte delle pasticcerie, quasi a tutte, è così. Per quanto riguarda i dolci fatti a casa, possiamo fare come vogliamo. Possiamo scegliere di mettere la panna o gli albumi. Non c'è problema, come ci piace di più. Mi sono un po' dilungato in questa parentesi per far capire che non essendo un ingrediente caratterizzante, l'albume, può essere cambiato tranquillamente con la panna. Quindi, invece degli albumi, metto la panna montata. Poi, invece dei savoiardi, vorrei mettere dei pavesini, oppure pan di Spagna o un biscuit. Addirittura a me piace molto con il pan di Spagna al cioccolato. Posso farlo? Certo, perché gli ingredienti dei savoiardi sono gli stessi di questi altri. L'importante è che siano inzuppati con il caffè, perché il caffè è un ingrediente caratterizzante. Il caffè, ovviamente, zuccherato, eh? Il pan di Spagna al cioccolato bagnato al caffè è una vera delizia. E in più, nel pan di Spagna al cioccolato, ritroviamo il cacao che è presente nel tiramisù. Avete visto, sopra è spolverato al cacao, no? Tutto torna. Vorrei mettere qualche scaglietta di cioccolato come decorazione, oppure nel mezzo del dolce per avere una nota croccante. Posso farlo? Certamente, perché lega benissimo con tutto il resto. E comunque stiamo aggiungendo e non togliere. Questa è la cosa più importante, quindi scrivo aggiungendo e non togliendo. Lo sto facendo insieme a voi, eh. E non togliendo. Questa è la cosa più importante. Ovviamente non esageriamo nella rivisitazione del dolce, non è che mettiamo tante tante cose. Due, tre cosette massimo messe bene. In questo caso abbiamo messo panna, pan di Spagna al cioccolato, lo sto dicendo io così, e qualche scaglietta di cioccolato. Penso questo sia un esempio perfetto dove abbiamo modificato il dolce mantenendo i punti saldi. Ho scritto questo perché ho visto molti professionisti, anche di grande livello, ma di grande livello,
rivisitare i dolci togliendo le caratteristiche basi dello stesso, quindi un altro dolce. Quindi mi raccomando, non cambiamo mai gli ingredienti caratterizzanti, aggiungiamo e non togliamo, ma senza esagerare. Ho visto fare dei tiramisù addirittura senza mascarpone, addirittura senza tuorli montati, cioè un altro dolce. Comunque, ok, io vorrei sapere se vi piace questo capitolo che metterò nel libro. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.